Era un giovane archeologo che si stava specializzando in archeologia funeraria, archeologia della morte, o archeotanatologia, come la chiamano forse meglio i francesi, quando lessi per la prima volta, circa 20 anni fa, questo libro dell'archeologo Timothy Taylor, che si intitola Come l'uomo inventò la morte. Pur avviandomi a diventare uno specialista di questo settore dell'archeologia, non mi ero mai posto questa domanda, e voi vi siete mai posti questa domanda? rimanete con noi per avere una possibile risposta. Per una serie di circostanze che potrei quasi definire fortuite, nella mia attività di archeologo sul campo mi sono ritrovato spesso a scavare sepolture in, in contesti diversi. Nel 1995 a Tel Barri, in Siria, Scavai la mia prima sepoltura. Era una tomba a fossa del periodo Achemenide persiano, che si trovava proprio sotto eh, le rovine del palazzo Neoassiro di Tukulti-Ninurta II, secondo, una delle più grosse scoperte fatte in questo sito. Questa tomba conteneva quello che vedete adesso in questa foto, uno splendido anello in oro. Negli anni successivi, sempre a Tel Barri, ho avuto la possibilità di scavare molte tombe e sepolture di epoche diverse e di tipologie diverse, soprattutto. Della prima metà del secondo millennio avanti Cristo. tombe a fossa, tombe a cista in mattoni crudo, tombe di neonati in vasi, tombe a camera costruite in mattoni cotti. A un certo punto le tombe che avevo scavato erano talmente tante che mi fu assegnata da Pecorella una tesi di laurea dal titolo Le pratiche funerarie a Telbari nel periodo paleo pavilonese, per intendersi l'età di Amoravi. E ovviamente non poteva essere diversamente avendone scavate così tante. Ma in realtà ovunque andassi a scavare trovavo delle tombe come fosse una predestinazione. Persino in Iraq, quando partecipai agli scavi ad Atra, trovai delle tombe dove proprio non dovevano essere all'interno dell'abitato. E come se non bastasse, continuai a scavare tombe anche a Tel Barri nei primi anni 2000. E queste tombe datate alla... Seconda metà del terzo millennio a.C., sulle quali poi ho in realtà poi scritto la mia tesi di dottorato e sulle quali poi ho lavorato per un progetto internazionale eh, denominato Arcane, sulla cronologia del terzo millennio in Mesopotamia Settentrionale, un, un grosso progetto finanziato dall'European Science Foundation. Così sono diventato quello che in gergo si dice uno specialista di pratiche funerarie. E molte delle mie pubblicazioni hanno per, per, per argomento, per oggetto le sepolture. Il mio rapporto con queste evidenze archeologiche, non solo le strutture o i rituali, ma anche gli oggetti del corredo e soprattutto i resti umani, è sempre stato, potrei definirlo, istituzionale. Da archeologo ho scavato decine di tombe, ho rimosso e maneggiato ossa degli inumati, ho fatto rilievi, ho inscatolato decine di campioni eh, con un approccio chiaramente scientifico, però sempre in equilibrio tra scienza e sentimenti, perché in questo settore dell'archeologia, quando si maneggiano in realtà dei cadaveri, l'aspetto diciamo, dei sentimenti, oltre a quello scientifico, è importante e giocano un ruolo, e giocano un ruolo fondamentale. Ma questo attiene alla sfera personale, perciò preferisco non parlarne qui. Facendo un salto nel tempo, nel 2013, in occasione di un seminario organizzato all'Università di Firenze dalla mia amica e collega Candida Felli, che si intitolava How to Cope with Death: cioè Come affrontare la morte. A questo seminario partecipai con grande entusiasmo ebbi modo di ascoltare un, un intervento davvero molto interessante di Adriano Favole. Che era in realtà l'unico antropologo culturale in mezzo a, agli archeologi e lui parlò del concetto di nuda morte, quando cioè il corpo del cadavere è considerato un semplice residuo organico. E argomentò in questo suo intervento che la comparsa della cultura è quella che ha permesso all'essere umano, eh, se non di vincere, almeno di addomesticare in un certo senso la morte, la morte. Nuda. Queste sue considerazioni mi fecero tornare in mente quel libro che avevo letto diversi anni prima, con quel titolo così evocativo, Come l'uomo inventò la morte, che in realtà è il titolo italiano di un originale che è The Buried Soul, How We Invented Death. Ecco, in questo video vorrei condividere con voi una possibile risposta a questa domanda, cui inevitabilmente consegue un'altra domanda, e cioè quando l'uomo ha inventato la morte è un argomento molto dibattuto, nonché interessantissimo e per certi versi, secondo me, è anche un argomento molto attuale. Alla fine cercherò di spiegarvi il perché. Partiamo con una premessa. Possiamo affermare con certezza che l'uomo tra gli esseri viventi è l'unico a vivere questa strana ambivalenza cognitiva e cioè siamo gli unici animali ad avere la consapevolezza del proprio essere mortale. E nello stesso tempo tempo siamo anche gli unici che sono stati capaci, durante la propria evoluzione, di dare vita alle più elaborate credenze in un destino ultraterreno. Questa realtà è universale per il genere umano, no? perché ha assunto manifestazioni diverse in rapporto al tempo e alle aree geografiche. L'archeologia funeraria studia proprio queste manifestazioni, cioè la reazione umana alla morte, attraverso lo studio, chiaramente, della cultura materiale. Come e quando l'uomo inventò la morte? La risposta che dà Taylor nel suo libro a queste domande eh, si lega ad un argomento molto dibattuto, un altro argomento molto dibattuto, e cioè l'avvento del linguaggio. Lui sostiene in pratica che a un certo punto della nostra evoluzione biologica e culturale, come genere, siamo diventati abbastanza intelligenti da formulare l'idea dell'anima intesa semplicemente come qualcosa che era in noi e che continua dopo la morte. Questa consapevolezza dell'inevitabilità della morte sarebbe emersa in pratica quando i nostri antinati acquisirono l'uso della parola. Il problema è che tra gli studiosi non c'è accordo sull'origine del linguaggio, su quando questa sia avvenuta perciò l'archeologia è fondamentale perché può aiutarci a scoprire come e quando questa idea si sviluppò. Allora, soffermiamoci per un momento sulla questione dell'origine del linguaggio. Tutti gli studiosi sono concordi nel presumere durante il percorso evolutivo un lungo stadio di prelingua che separa le forme di comunicazione dei primi eh, come dire ominidi eh, o addirittura eh, delle scimmie e ne conosciamo degli esempi anche attuali, e la lingua umana completamente sviluppata. Tenete presente che i linguisti fanno una distinzione tra parlare, discorso e lingua. Tanto per capirci e per semplificare, perché non è questo l'argomento di, 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 di questo video. Eh, noi non possiamo affermare che un pappagallo parla una lingua semplicemente perché emette dei suoni e d'altro canto, se pensiamo ai sordi, questi non usano un linguaggio, un discorso parlato, ma sono in grado di comunicare attraverso la lingua dei segni, che però è considerata comunque una lingua pienamente sviluppata. E ancora, tutti gli studiosi concordano sul fatto che il linguaggio parlato necessiti di due fattori. Il primo di una modificazione dell'apparato anatomico, nello specifico della laringe, per produrre foni. 2. Necessita di specifici mutamenti neurologici necessari a sostenere la lingua parlata. Difatti, recenti studi, sono interessantissimi, hanno, hanno proprio evidenziato, attraverso lo studio del DNA e dei geni, come l'acquisizione delle abilità linguistiche eh, si è compiuta solamente quando alcuni cambiamenti, cambiamenti sono intervenuti a livello biologico nel nostro cervello, quando è avvenuta una mutazione genetica. E questa mutazione genetica, eh, lo potete vedere se volete nello specifico eh, seguendo le indicazioni a, in fondo a questo video bibliografiche, questa mutazione sarebbe, mh, pro è probabilmente dovuta ad una proteina che si chiama FOXP2, che vedete qui schematizzate in alcune di queste immagini che sono riuscito a eh, trovare. Tutto questo è avvenuto esclusivamente negli esseri umani. Il problema è che non c'è accordo tra gli studiosi sul quando sia avvenuto. Una supposizione comune è che il comportamento umano moderno e l'emergere della lingua siano coincisi e fossero dipendenti l'uno dall'altro. Quindi, per alcuni studiosi l'orizzonte cronologico in cui questo sarebbe avvenuto è quello del paleolitico superiore, quindi siamo intorno ai, a partire dai 36.000 anni da oggi. Altri studiosi spostano indietro questo sviluppo della lingua circa 200.000 anni fa, al momento in cui apparvero le prime forme, quelle arcaiche di Homo sapiens, quindi saremo nel paleolitico medio, anche se sulla cronologia, eh, come potete vedere da questo schema, serve una certa flessibilità. Altri addirittura, ma sono una minoranza, retrodatano questo avvenimento al Paleolitico inferiore e quindi risaliremmo indietro fino a 500.000 anni fa. Mi pare interessante sottolineare due aspetti che alcuni studiosi hanno eh, evidenziato. Anche se i primi ominidi utilizzavano una rozza tecnologia basata eh, sulla pietra, questa era comunque più avanzata di quella degli attuali scimpanzé o dei gorilla. Per intenderci, se ne potrebbe dedurre che gli esseri umani possedessero già una forma di comunicazione più sviluppata dei primati fin dal Paleolitico inferiore. Magari non un linguaggio vero e proprio. L'altro aspetto che secondo me è interessante porre in evidenza è che solo a partire da 160.000 anni fa, con i primi Sapiens l'industria litica gli strumenti prodotti da, dall'uomo mostra delle caratteristiche regolari che sono riprodotte e duplicate con più precisione in maniera costante in tutte le industrie ed è a partire appunto da questo momento che gli strumenti possono essere facilmente suddivisi ed individuati in base alle loro funzioni ne conseguirebbe che ad insegnare perché per insegnare alla prole e ai membri del proprio gruppo come produrre questo tipo di strumenti in questo modo sarebbe stato complicato se non ci fosse stato l'aiuto della lingua. Allora, alla luce di queste due considerazioni, io sto semplificando molto, possiamo comunque ipotizzare un'associazione tra l'avvento del linguaggio nell'uomo sapiens e cercando di fare una media diciamo tra le diverse ipotesi, potremmo collocare l'evento dell'apparizione del linguaggio tra i 200.000 e i 150.000 anni fa, nel Paleolitico Medio. Teniamo a mente questo quest arco cronologico, questo range cronologico, come fosse un primo tassello del nostro puzzle. Giusto per darvi un paragone, facendo riferimento a questo schema che qui vedete, il primo strumento in pietra, Venne realizzato circa 2,6 milioni di anni fa. Sono sempre affascinato dal fatto di come la comparsa dell'Homo dell sapiens, cioè la nostra specie avvenuta dopo circa 2,5 milioni di anni dalla comparsa del primo strumento abbia in un certo senso accartocciato la storia, no? Eh, cioè la nostra specie ha iniziato una progressione spaventosa per cui tutti gli eventi si sono concentrati nel tempo. Del resto basti pensare a quello che siamo riusciti a fare come specie negli ultimi 200 anni dopo la rivoluzione industriale, nel bene e nel male, ma comunque torniamo a noi. Per Taylor e altri studiosi il momento in cui il genere umano cominciò a parlare coincide con lo sviluppo di una credenza in una entità fuori dal corpo e anche con la nascita di una simbologia funeraria che esprimeva questa coscienza dell'uomo e eh, della propria finitezza. Come ci spiega eh, Edgar Morin, la simbologia si manifesta in un primo luogo, una delle prime manifestazioni della simbologia è quella della sepoltura che costituisce in pratica per noi archeologi soprattutto la migliore testimonianza dell'incontestabile attenzione che l'uomo ha rispetto ai propri, ai, al corpo dei propri defunti. E allora, per aggiungere il prossimo tassello al nostro puzzle, torniamo alle evidenze archeologiche, facendo una premessa però, perché questo argomento, come vi dicevo, nel suo complesso è molto difficile da districare e richiede molta prudenza, perché l'identificazione dei rituali funerari costituisce un'impresa molto difficile da parte dell'archeologo, perché non si può affermare l'esistenza di un rito se non quando è possibile eliminare tutte le altre ipotesi, no? ad esempio la casualità oppure la funzione utilitaristica, intesa come ad esempio, e questo è un altro grande capitolo aperto, quello del canibalismo e soprattutto è impossibile dimostrare l'esistenza di un rituale senza aver dimostrato il suo carattere ripetitivo, cioè deve ripetersi e lo dobbiamo riconoscere eh, più o meno nella stessa maniera. Inoltre dobbiamo anche essere consapevoli, e questo è un aspetto che riguarda in senso lato l'archeologia, che dedurre idee, credenze, simbologie, rituali dalla cultura materiale è uno dei maggiori rischi. È anche una delle principali sfide dell'archeologia. Inoltre, e questa è un'altra ne necessaria premessa da fare, come scrive Fabio Martini, l'assenza di inumazione non è sufficiente per giustificare l'assenza di una cultura del morire. Per riassumere, potremmo dire che quello che noi adesso sappiamo sulle sepolture più antiche è equivale ad un'ipotesi aperta. Che deve lasciare spazio ad altre eventuali nuove scoperte, ma questo vale, come dire, per tutto quello che sappiamo e che l'archeologia ci restituisce, ma andiamo in ordine cronologico: allora, le più antiche inumazioni che eh, noi conosciamo compaiono circa 100.000 anni fa, durante il Paleolitico Medio, e queste eh, sepolture compaiono nel vicino Oriente e sono collegate. Resti apparentemente sia dell'uomo di Neandertal che dell'uomo moderno, il Sapiens, il proto-Cromagnon. Questo non significa che in precedenza non fosse praticata alcuna forma di sepoltura, perché sebbene il genere Homo esista già da alcuni milioni di anni, queste prime sepolture di cui appunto stiamo parlando eh, ci appaiono già ben strutturate e suggeriscono una piena coscienza della morte. Non conosciamo al momento. Testimonianze riguardo a pratiche funerarie o eventuali riti che potrebbero aver caratterizzato l'Homo Erectus, e parliamo eh, di, di un range cronologico che va da un milione e mezzo a trecentomila anni fa, più o meno. Anche se va detto recentemente nel complesso di Atapuerca in Spagna, nel sito che si chiama non a caso Sima sì, de los Huesos, spero di averlo pronunciato bene cioè la voragine delle ossa, sono stati rinvenuti in fondo a un pozzo i resti ossei appartenenti a decine di individui eh, neanderthal risalenti a circa 430.000 anni fa. Un altro esempio che potremmo citare è quello rappresentato dai 15 scheletri di una, spe una specie di ominide relativamente recente che si chiama uomo naledi, che sono stati trovati in un sistema di grotte in Sudafrica, che risalgono in questo caso a circa 250.000 anni fa. Ora, l'accumulo di questi corpi in entrambi i casi, ha suggerito ad alcuni studiosi un qualche tipo di concezione legata ai defunti, ma molti, in realtà la maggioranza, ritengono che non si possa parlare di una sepoltura intenzionale e quindi formale. Di certo la definizione di sepoltura, e questa è un'altra notazione importante, è cambiata molto nel corso della chirurgia, soprattutto negli ultimi decenni. E eh, quindi eh, Sarebbe più giusto considerare, io sono di questo avviso, questi casi eccezionali come dei semplici esempi di depositi funerari, in assenza però di rituali di sepoltura veri e propri. Quello che sappiamo per certo al momento è che la situazione cambia radicalmente e direi definitivamente nel paleolitico medio, perché a partire da circa 100.000 anni fa... A, eh, agli autori dell'industria dell litica musteriana vengono attribuite le prime inumazioni e i primi comportamenti rituali evoluti. Le sepolture certe di questo periodo provengono esclusivamente dall'Europa occidentale, Belgio e Francia prevalentemente, e dal Vicino Oriente, Israele e Iraq, oltre che in un caso eh, dal, dall'Uzbekistan, e siamo quindi in Asia eh, centro-occidentale. Tutti questi casi sono localizzati in grotte o in ripari sotto roccia. Ora, mentre le sepolture rinvenute in Europa sono esclusiva dell'uomo di Neanderthal, le inumazioni invece del Paleolitico Medio nel vicino Oriente costituiscono un fenomeno che invece è legato a due popolazioni distinte, ai proto quindi Sapiens, come nel caso di Caffezza School, qui in questa mappa lo potete vedere, ma anche di italiani, come nel caso di Shanidar. E adesso ne riparleremo. Ora sono tutte sepolture in cui la deposizione sul fianco, su uno dei fianchi è prevalente, con le gambe rannicchiate, ma esistono anche eh, altri tipi di eh, posizioni, come quella supina. Un aspetto problematico è quello dell'esistenza di eventuali corredi in queste sepolture musteriane, che eh, è tuttora risolto perché anche in questo caso non c'è accordo fra gli studiosi. L'unica prova certa di deposizione intenzionale di elementi di corredo si ha nella sepoltura numero 11 di Dicchia Fez, che qui vedete in questa fotografia. E vedete, se ci fate caso, che una parte di cranio di un cervide è stata trovata proprio a diretto contatto con le mani del bambino inumato che sono rivolte verso l'autobus. E poi non posso non citarvi, perché compare questa in tutti i manuali di preistoria, il caso di una delle sepolture della grotta di Shanidar, dove eh, nel deposito è stata individuata una elevatissima concentrazione di pollini che farebbero supporre eh, il residuo di una deposizione di fiori, per i quali è stato anche stabilito il colore giallo e azzurro. All'interno della fossa, ovviamente, ma anche questa interpretazione sul legata al momento della scoperta è stata di recente messa in dubbio da alcuni studiosi. Con il Paleolitico superiore, la documentazione inerente alle usanze funerarie diviene molto più abbondante e diffusa geograficamente. Nelle sepolture trovate in Italia, che è bene ricordarlo, costituiscono il complesso più numeroso al momento noto, è frequente ad esempio l'uso dell'ocra rossa, di eh, alcune tipologie di strutture in pietra per protezione della fossa e la presenza come corredo di strumenti di dimensioni eccezionali, talvolta questi strumenti sono proprio impugnati dal defunto. Addirittura certi cadaveri, come potete vedere in questa immagine, erano stati deposti con una veste. E con, erano stati acconciati in un certo modo e avevano un corredo costituito in questo caso da ciottoli questo è il caso appunto delle arene candide in Liguria volendo a questo punto delineare una sorta di percorso evolutivo potremmo dire che dalle fosse contenitore nel Paleolitico Medio incluse quelle dei Neandertaliani dove troviamo semplicemente le ossa del defunto si passa nel Paleolitico Superiore ad una manipolazione dei cadaveri che è documentata poi anche dalla presenza degli oggetti di Corredo. Ora vorrei però fare una piccola parentesi. Vi sarete accorti che in questa carrellata che ho appena fatto non ho mai citato l'Africa e questa è una cosa davvero strana. Del resto, quando io mi sono messo a lavorare per, per questo video, mi sono appunto chiesto, ma non ci sono sepolture per Il paleolitico in Africa, cioè mi sembrava una cosa veramente strana, quindi ho cercato di indagare in maniera ancora più approfondita e mi, e mi sono imbattuto in una scoperta che è stata fatta di recente in Kenya nel 2017, se che, sebbene sia stata pubblicata sul Nature nel 2021. Si tratta di una tomba di bambino di 2-3 anni, a cui è stato dato anche un nome, un toto, che in lingua swahili significa appunto bambino, è una sepoltura che è data a circa 78.000 Anni da oggi ed è la più antica sepoltura di Sapiens trovata in Africa, dove peraltro sono note solo due altre sepolture, entrambe di bambino, una rinvenuta in Egitto risalente a circa 70.000 anni fa e l'altra eh, rinvenuta in Sudafrica che è data più o meno a 74.000 anni fa. Non sono state scavate tombe di adulti e questo è veramente un caso curioso che ovviamente può dipendere da tanti fattori dalla tipologia dello scavo, da, dalle domande che gli archeologi si sono posti, dai contesti che sono stati scavati e indubbiamente può dipendere anche dal caso. Riassumendo lo scenario che abbiamo fin qui delineato, ci dimostra che a partire dal Paleolitico Medio le pratiche funerarie hanno un carattere sociale e cioè non si limitano ad atteggiamenti individuali. Per questo forse possiamo par parlare di un inizio di rituali eh, legati ai defunti. Sarebbe quindi confermato archeologicamente che il momento in cui l'uomo ha inventato la morte coincida a grandi linee con il momento in cui si sarebbe sviluppato il linguaggio e quando appunto la complessità della sua mente gli permise, attraverso il linguaggio, di comunicare di condividere concetti più complessi e astratti che non fossero quelli legati alla ai processi di lavorazione della, della pietra per realizzare gli strumenti o le strategie eh, di caccia. Questo per rispondere alla domanda quando l'uomo ha inventato la morte. Sul come l'uomo inventò la morte, la cultura materiale che abbiamo appena visto ci dimostra che l'uomo con la sepoltura formale tenta in qualche modo di dare una risposta sociale ad una maturata convinzione della propria finitezza, della ineluttabilità della morte. Cerca di contrapporre qualcosa alla scomparsa irrimediabile. Lo fa in, in realtà in modo molto semplice e immediato, cioè cerca di conservare il cadavere, seppellendolo. In un certo senso, quando si seppellisce un cadavere vuoi prolungarne la vita, vuoi prolungare la vita di questa persona che è venuta a mancare. Sarebbe un po' come affermare che non vuoi lasciarla andare del tutto, per cui... Cerchi di creare uno spazio nella memoria, sia individuale che collettiva, nel gruppo, per la persona che se n'è appena andata. E siccome la memoria ha bisogno di qualcosa di materiale per, insomma, per, per sopravvivere, non è casuale che i defunti vengano eh, sepolti proprio in prossimità del luogo in cui si abita, nelle grotte e nei ripari, che non a caso sono anche i luoghi dove si sviluppa l'arte eh, rupestre, quella parietale. Quindi in queste comunità... Di cacciatori e raccoglitori perché di questo si tratta, evidentemente, ma è abbastanza ovvio, le due dimensioni del sacro e del profano sono inevitabilmente eh, legate tra di loro. Se ci pensate bene, le necropoli, i cimiteri, cioè la concentrazione di morti e defunti in un luogo esclusivo, formale, lontano dai vivi e quindi per certi versi anche più anonima. Sono una soluzione molto più recente rispetto a quello di cui stiamo parlando adesso, a queste evidenze che abbiamo appena descritto. Poi questa è una, come dire, invenzione che si è mantenuta fino ad oggi, nei cimiteri moderni e contemporanei. Invece, quando l'uomo inventa la morte, tiene i defunti vicino a sé e dimostra sì di temere la morte, ma non i morti. E questa convivenza con la morte e i propri defunti è forse il primo tentativo di dare un senso alla vita. Una convivenza con la morte che, ho l'impressione talvolta, oggi il mondo contemporaneo sembra non conoscere più. Come si diceva innanzi, la comparsa della cultura ha permesso all'essere umano, se non di vincere, quantomeno di addomesticare la morte. Soprattutto la morte nuda, come dice favole, quella in cui il corpo del cadavere è considerato un semplice residuo organico. Che dire allora delle fosse comuni nei campi di sterminio o delle fosse comuni di tutte le guerre moderne fino a quelle di oggi che vediamo in essere in Ucraina o a Gaza? Non sono quegli esempi di nuda morte cioè in cui il genere umano sembra aver perso la sua cultura del morire, assistendo alle immagini che ci arrivano dall'Ucraina e da Gaza, per rimanere solo all'oggi, in quelle fosse comuni che noi vediamo, si occultano i corpi per i quali non c'è più spazio, non c'è spazio per un rituale, corpi che non possono essere pianti, corpi per i quali non c'è più una socialità. È come se in pratica stessimo dimenticando la nostra cultura del morire, così dice Fabio Martini. Ritornando a 200.000 anni fa, è paradossale, cioè ai depositi di cadaveri di Atapuerca, che sono espressione di una morte ridotta alla sua definizione puramente biologica. Una, una vera e propria involuzione verso una società, e cito ancora. Adriano Favole, che non sa come e non può fare fronte alla morte, proprio come quella pre-paleolitica, se ci pensate bene. Rispetto alla morte, il nostro tempo è veramente quello di una gigantesca dissimulazione, cioè l'aveva capito bene Geoffrey Gorer nel suo saggio, La pornografia della morte, perché lui sosteneva eh, che è del 55 che parlare della morte nel nostro tempo, e il suo tempo è più o meno il nostro perché è contemporaneo equivale a praticare la pornografia è qualcosa di proibito è come in pratica se si stesse chiudendo un cerchio sto generalizzando ma però quello che sto dicendo eh, emerge da una realtà comunque esistente è come se si stesse chiudendo un cerchio come se il, il genere uomo eh, che ha scoperto e inventato la morte adesso come scriveva Philippe Arié, lo volesse, volesse cancellare la morte, la volesse nascondere. E allora è per questo che forse merita ancora studiare l'archeologia delle pratiche funerarie e i rituali legati alle sepolture del passato, perché può essere un contributo, un contributo come archeologi per capire meglio dove stiamo veramente andando. Vi ricordo che. Come al solito se avete delle domande potete scrivere ad askchiocciolacamnes.org e noi al più presto e nei limiti del possibile vi risponderemo. Arrivederci su Camnes Studio. Ciao ragazzi! Se volete scoprire di più sull'archeologia e il nostro antico passato da una prospettiva diversa cliccate sul logo Camnes qui sotto e fate lo stesso sulla campanellina in modo da non perdere mai un episodio ed entrare a far parte della comunità archeologica alla ricerca della verità.